Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels. Questo è The Bug Butcher ed è un gioco del quale io sentivo tanto tanto la mancanza. Sono tanto tanto contento. Sei tanto tanto contento. Tanto tanto perché contento. Sono nostalgicone. Perché sono un signore anziano. Un signore anziano. No, vabbè. Non ho ancora un capello bianco. Non ho ancora un capello barba. Forse qualcosina di barba, ma non è così vecchio come sembra. Cioè no, volevo dire. Bugbatcher è un gioco in accesso anticipato, clicca, vai intanto. Bugbatcher è un gioco in accesso anticipato. Aspetta che devo riattivarti i suoni, perché devo riattivarti al volo. Oh, di che cosa si tratta? Parlaci di Bugbatcher. Vi parlo di Bugbatcher. Bugbatcher è un gioco con una storia molto semplice. Noi siamo il tizio col pistolone, dobbiamo salvare il povero tizio là dietro che è sopravvissuto. Dobbiamo disinfestare questo posto. Esatto, da questa invasione aliena che sta capitando in questa base spaziale. Qui ci apre le porte, dobbiamo difenderlo fino a che non ci aperto. Finché non finisce, non scade il tempo fondamentalmente. Difenderlo proprio nel senso che alcuni nemici attaccano proprio lui. Sì. Non nel primo livello, un pochino più avanti. Più avanti succederà. Allora, come potete ben vedere, questo è un gioco che prende le sue meccaniche base dal vecchio Pang. Quindi non so se il nostro pubblico è sufficientemente anziano da aver giocato. Sì. Forse sì, forse no, perché noi non abbiamo studio. Di ragazzini giovani, abbiamo un pubblico di gente un po' più adulta. Se avete giocato il vecchio Pang in sala giochi, saprete perché io mi sono esaltato tantissimo vedendo questo gioco. E siamo in due. Siamo in due. Che quando me l'ha fatto trovare, quando mi ha detto secondo me ti piace, io proprio ho urlato "Wow, Pang! Che figata!" E ci passavo le tre ore. Dunque, che cosa prende da Pang? Direi fondamentalmente tutto il gameplay. Sì, la meccanica tutte le meccaniche base di gioco, con le pallette che saltano, i mostrici che saltano, tu che sei a terra e non salti e spari verso l'alto, lo prende direttamente da Pang, nel senso che è proprio una proprio spudorato della meccanica. Esatto. Solo che a differenza di Pang non ci sono ostacoli, non dobbiamo arrampicarci da nessuna parte. O almeno per il primo mondo che abbiamo visto noi. Noi siamo arrivati all'inizio del secondo mondo, abbiamo battuto il primo boss. La prima boss room, in realtà non c'è un vero e proprio boss, c'è una boss room. E quindi fin lì possiamo sappiamo dire però. Il gioco sembra facile, ma non lo come. Esattamente come il vecchio Pang, non è per niente facile. Esatto. Perché è molto semplice la meccanica ed è molto complicato metterla in pratica. Ricordi che anche il bonus nel senso di farvi vedere il settimo livello. Esatto. Dovrei attenzione. Puntone. Asfaltatone. Vai. Puntone. Allora andiamo su home. E andiamo sul direttamente. Mondo. Esatto. Vedete che nella versione storia ci sono 5 mondi. Per 6 livelli sono 30 livelli. In più ci sono delle modalità che non sono ancora attive perché questo gioco è in accesso anticipato, che sono la modalità multiplayer, sì, e la modalità in versus. Esatto. Ok. Altra caratteristica è che possiamo aumentare le abilità del nostro protagonista. Quindi quanto resiste. Ci sono dei muri. Ah, vedi che adesso ci sono. Noi questo livello qua non l'avevamo ancora visto. No. Ah ok, saltiamo sulle piattaforme e si aprono. Saltiamo no perché non saltiamo no, però insomma ci finiamo sopra. Ah, e in più hanno si comportano in maniera strana. A devi starci sopra un po'. Sì sì. Ok, carini. Aia! Carini non direi. Ha detto, guarda lì! Veloci questi. Velocissimi. Come sempre in Pang la realtà che migliori è trovare il punto giusto dove stai immobile e stare fermo a sparare. Sì. Muoversi è sempre l'ultima risorsa prima di venire annichiliti da qualcosa. La grafica è questo qua era della posso vedere. Sì, questo era un coglioni già. Porta paletta. È diventato un nemico base. Che simpatia. Sì. Dicevo, la grafica è bellissima. Grafica e animazioni sono davvero oltre. Però lì non sono messa nel baugismo solo. Ti sei salvato ma non hai avuto effetti positivi. No. Sto coso ciccione verde è bellissimo.
I nemici sono tutti molto simili, che sono tutti rocondetti. Sono tutte pallette, sono fondamentalmente pallette. No, ci sono quelli che si arrampicano sul soffitto, dai, qualche volta diverso l'abbiamo visto. Qualcosina sì, ma anche quello è sempre a forma di palletta, quindi insomma non è... Si però non rimbalza, si muove diversamente. Tra l'altro non minaccia noi con questi, ma cerca di uccidere il nostro amico che cerca di aprire la porta. Il nostro amico ricercatore. Il nostro amico di voi, perché in realtà siamo qui. Sto livello era terribile. Pensa al prossimo, pensa ai prossimi 25. Che fighi. E adesso abbiamo sbloccato il rocket launcher in diretta, esatto, con voi. Chissà cosa fa, lo facciamo vedere poi. Che dici? Sì, fai un altro livello, non c'è problema. Dicevo, tu avevi mai giocato a Pan in sala giochi? Sei abbastanza tantissimo anziano. Giocavo tantissimo, specie con gli amici al mare, perché avevo della sala giochi. Qua a Torino purtroppo ce n'è, non ce n'è più. Ma c'era, io invece ho giocato a Pang a Torino. Ah, lì ero troppo giovane. Quando ancora c'erano le sale giochi, quindi ho giocato quelli al mare, che sono quelli per i bambini che non avevano le sale giochi in città, e quindi giocavano i giochi di 2 anni prima. Cioè, i giochi di moda 2 anni prima in sala giochi, li giocavano al mare, in villeggiatura. E sono anche più giovine, normale. È normale, sì, giusto. E... ci sta, ci sta. Sì, anche se devo essere sincero, sarà già più domandato, c'è un sacco di novità all'epoca, eh? Ah, sì? È stato il primo ad avere Time Crisis, l'ultima volta che l'ho visto lì. Pazzesco. Pazzesco. Comunque, ci giocavamo un sacco speciale alla versione Super Pug. Che era quella subito dopo, fondamentalmente. Sì, che fondamentalmente cambiava niente rispetto a Pug. Cambiava un pochino la grafica, ma niente. Sì, niente di... a livello di meccanica cambiava nulla, nel senso. Mamma mia, che bellissimo. Chi sa che lancia come di... Oh yeah! Non ho la minima idea. Non so neanche dove vedere. Ecco, forse è questo lì sono i nemici che stanno che si ciucciano via il nostro amico... Il Mitra hai preso. Ho preso il Mitra. Che spara a caso. E non mi sembra un bel upgrade. Sparare quando ce ne tanti... Quando ce ne tanti piccoli. Non lo so, a me sembra che sia poco preciso. Livello clearato! Yeah! Va bene, un'altra cosa che volevo dire è che questo gioco mi sembra che sia pressoché finito. Sì, esatto. A meno dell'aggiunta delle modalità che mancano. Cioè non so se ci sono già tutti e 30 i livelli o se non c'è, comunque ti dice aspetta la versione definitiva prima di sbloccare i livelli successivi, che può assolutamente essere. Però quello che vedo a me sembra un gioco finito e sembra onestamente un gioco da avere. E sono d'accordissimo. Soprattutto se la modalità multiplayer sarà bella, cioè sarà degna del resto del gioco. Sì. È un gioco da giocarsi, da consumare. Sì, anche perché come vedete i livelli non sono tanto lunghi, si parla di un paio di minuti l'uno. E nonostante la difficoltà ti viene comunque voglia di andare avanti e avanti e avanti. Forse per me questa registrazione potrebbe andare avanti all'infinito. Potresti finirlo, lo fai, si chiamano live e lo faremo in altre situazioni. Va bene, con la tua morte ingloriosa direi che possiamo salutare i nostri amici. Guarda, tornerò anche alla schermata O così per tornare in scena. Esatto. E che dire di questo barbaccia? Ma quant'è su Steam? Quanto ce lo vendono? Su Steam ce lo vendono a 9,99€. Sì. Degli Awfully Nice Studios. Sì. Che è un nome bellissimo. Hanno anche un logo molto carino. Hanno anche un logo molto carino ed è il loro primo gioco. È il loro esordio. E complimenti ragazzi. Magari sì, però magari loro sono programmatori che avevano già fatto della roba, che sì, sono uniti in uno studio e lo studio è la prima cosa che emette. Sì, 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 parlo, magari, di parlo a livello di studio. Io non ci credo che questa roba qui è fatta da gente che non ha mai fatto giochi. No, io non ci credo. Non li ha mai fatti, no. Però è il primo che pubblicano sotto questa. Questa etichetta può essere. Non, non diceva nulla di più. Si vede chiaramente che qua sotto c'è della gente che ha un'esperienza. Sì, 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 sono d'accordo. Se il primo gioco che fate, ragazzi, chapeau. Chapeau davvero. Chapeau. Non ho niente da dire. Okay. Anzi, direi che questo è un gioco che io vivamente vi consiglio di prendere in accesso anticipato per sì, mostrare un po' d'amore a, agli sviluppatori. Esatto. Che hanno fatto questa cosa che secondo me merita dell'amore. E basta. E basta. E basta, sì, sì. Andate, compratelo, aspettate che vi si sblocchi tutto. Sì, assolutamente. Perché è un gioco da avere. Da Paolo Max è tutto. Ci vediamo al prossimo episodio di Necessary Pixels. Ciao!